Io insisto che oltre a riconfermare le politiche di coesione abbiamo bisogno di rilanciarle, quindi di integrarle anche con gli strumenti finanziari, ma soprattutto mi sono convinto che possiamo lavorare su una condizionalità ex ante più alta, che potrebbe riguardare il fatto che i paesi e poi le regioni, in modo particolare le regioni, assumano gli obiettivi dei programmi europei come obiettivi su cui far convergere anche le proprie risorse. Ad esempio, in Regione Toscana abbiamo fatto il piano di sviluppo regionale ponendo al primo posto i 5 obiettivi del programma 2020, quelli relativi all'occupazione, alla ricerca, al clima, all'abbandono scolastico, e su questi abbiamo fatto convergere non solo le risorse europee ma anche le risorse regionali, assumendo questi obiettivi come prioritari nelle nostre strategie. Io credo che una condizionalità di questo tipo, almeno in una certa misura, potrebbe davvero dare alle politiche di coesione ancora più forza e soprattutto istituirebbe politiche di carattere europeo, politiche economiche, sociali, con obiettivi di carattere europeo su cui convergono le politiche di coesione, fondi strutturali, convergono i fondi finanziari, gli strumenti finanziari e poi anche i fondi delle stesse regioni. Mi pare una proposta coraggiosa da parte nostra, ci aspettiamo di avere risposte positive. Naturalmente insistiamo anche nella richiesta che i cofinanziamenti delle politiche di coesione e dei fondi strutturali siano tolti dal patto di stabilità.